Da dove nasce questo progetto? Da dove nasce questa iniziativa e perché questo posto? Allora, beh, la cosa nasce da lontano, cioè da circa più di 12 o 13 anni fa. Abbiamo cominciato con una ricerca universitaria, io insegnavo all'Università di Perugia e con un gruppo di studenti dell'università avevamo l'incarico di una ricerca europea insieme ad altre università e altre società private e sulla costa ionica. E facendo questa ricerca abbiamo scelto Strongoli come campione, e come comune campione. Il territorio aveva certe caratteristiche che volevamo approfondire localmente. E a seguito di questa ricerca il comune ci ha fatto avere in donazione questo edificio. E allora con gli studenti abbiamo detto, siccome loro devono ancora laurearsi, ci sembrava interessante poter poi, una volta loro laureati, sviluppare i risultati della ricerca dal punto di vista professionale. Ma una professione che era in qualche modo anche una missione. Abbiamo visto che qui c'è tanto da fare, e ci sono delle risorse molto importanti, molto veramente splendide, e quindi il nostro compito che siamo dati è di aiutare le persone di qua, le amministrazioni, la popolazione a utilizzare nel modo giusto queste risorse dal punto di vista non solo culturale ma anche economico, cioè cultura e economia che andassero insieme. Questo era il nostro compito che ci siamo dati e poi l'abbiamo continuato a sviluppare per questi 10 anni, e questo festival è anche, diciamo, rientra in questa idea. E questo è, appunto, dopo tanto tempo, un modo di avvicinare sempre di più la popolazione. Noi è alla popolazione che ci rivolgiamo. Vorremmo che molti seguissero il nostro esempio di restauro e di promozione di tutto quello che c'è qui di buono, di utile e potenzialmente di grande reddito. Mi è parso di capire che è sostanzialmente un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza. È giusto, sì, perché adesso stiamo, questo festival in particolare, vorremmo rilanciare la nostra attività che finora è rimasta ristretta a dei clienti più illuminati del paese. Abbiamo restaurato diverse case, abbiamo restaurato delle chiese, ma vorremmo che si estendesse di più diciamo ai proprietari dell'edilizia di base, l'edilizia minore, e speriamo che con queste iniziative, appunto, di incoraggiare parecchie persone a farlo in modo da far rinascere questo paese, perché ne varrebbe la pena. Poi ci sono quindi anche degli altri progetti da programmare ed eventualmente da portare a termine? Sì, non solo anche qui, ma anche adesso questa sera verranno 5 sindaci dei paesi vicini e quindi anche nei paesi vicini. Anzi, quello che noi proponiamo, e lo diremo anche questa sera, è quello che i comuni si consorzino un po' fra di loro per affrontare questo tema del restauro, che in realtà è oneroso e che non può dipendere dallo Stato, dalla Regione, ma deve essere un'iniziativa privata, altrimenti diventano poi cose sterili, no? Se sono soldi che vengono fuori. Bisogna rischiare, bisogna tentare, bisogna fare con le proprie mani, e allora le cose sono vive e producono. Allora, però, per economizzare questo impegno, che è abbastanza gravoso perché costano i restauri, allora se i comuni, per esempio, si consorziano
per mettere a disposizione, non lo so, calce prodotta sul posto, legname che viene dalla Sila, pietre locali e così via, ecco, ci sarebbero delle forti economie. Ma si punta prettamente a comuni dell'entroterra oppure anche a comuni della costa? No, i comuni, appunto, Strongoli è sulla costa, però già c'è tutta una corona di comuni subito confinanti che già sono di transizione fra la costa e l'entroterra. E poi man mano, certo, uno si può espandere fino alla Sila. È chiaro che è un lavoro di generazioni, non è certamente noi che vedremo i risultati. Però, ecco, quello che ci teniamo è di dare questo esempio, questa spinta, e poi quello che sarà non dipende certo da noi. Voglio, avvi la pace. Anche i foratini. Ma come ce l'hai? Ma non posso andare a casa di te. Ti devo tutto fare un po' numero 8, vedi? Quello è di Spagna. Io mi sbaglio. Ma ammazza. Però che stai sbagliando? Vediamo se ci riesce a fregare con un bastone, che voglio venire vicino. Il bastone. Lasciamo da parte il titolo, ecologia, economia, energia, mettiamolo un po' da parte. Prendiamo in considerazione quello che è il sottotitolo, che poi è anche più rimarcato. È arrivato il momento, in che senso? È arrivato il momento di puntare sulla cultura. Io ritengo che al di là di come ognuno di noi poi la possa pensare in termini di sviluppo reale dell'economia di un territorio, è chiaro che si dovrebbe puntare a maggior ragione con il degrado industriale che c'è stato negli ultimi 10 anni, soprattutto in questo territorio, puntare fortemente sia al turismo che anche all'agricoltura. Non si può non partire da quella che è poi anche l'industria culturale. Io credo che effettivamente ci sia possibilità di uno sviluppo culturale che sia strettamente connesso allo sviluppo economico, ma non è possibile uno sviluppo economico senza i presupposti reali di un innalzamento dei livelli qualitativi della vita, per cui le due cose sono strettamente connesse. In questo senso il convegno qui, che poi tra l'altro si traduce in un film festival organizzato dal professore Berna e anche dai produttori dei prodotti tipici del nostro territorio, coadiuvato anche dalle musiche di alcuni musicisti nostri che si trovano momentaneamente fuori dalla Calabria, parlo del parto delle Nuvole Pesanti, hanno inteso organizzare questa bella iniziativa alla presenza dei cittadini non soltanto strangolesi ma di tutto l'Interland e anche fuori dal territorio crotonese, per far capire che è possibile un nuovo connubio tra economia, ecologia ed ambiente. È chiaro che quando si parla di una bilancia in cui abbiamo due pesi è opportuno mettere su tutti e due i piatti l'ambiente e quindi anche la salute dei cittadini, ma dall'altra parte è impensabile pensare a un contesto, diciamo, ambientale senza il contesto ovviamente economico. Io ritengo che le due cose possono essere abbinate nel momento in cui anche chi potrebbe dare i giusti risvolti in questo territorio, e mi riferisco a chi poi dovrebbe dare anche determinati pareri oltre alle linee guide, quali il Ministero, quali l'Enea e la stessa Europa, possa garantire davvero uno sviluppo realmente sostenibile. Ovviamente dipende soprattutto da quello che è lo sviluppo culturale di noi cittadini. Non mi dire che fa. Allora, ci vuoi raccontare un po' la regia, come si suol dire, di questo film? Allora, la regia è stata molto interessante perché è un'opera un po' ibrida, un po' tra documentario, progetto scolastico, opera di fiction, quindi è stata anche per me un'opera un po' al di fuori dell'usuale. Ho coinvolto sia la comunità locale che il parto del Nuvole Pesanti, quindi c'è stato un mix di professionisti, dilettanti, amatori, è stato un esperimento, speriamo che
sia uscito bene, noi ci siamo divertiti molto nel farlo. Questa è la prima proiezione oppure ce ne sono state delle altre e ce ne saranno delle altre? Questa è la primissima. Questo mediometraggio, perché era nato corto, è diventato medio, su 45 minuti, è stato proprio creato appositamente per questo 3 Festival. Quindi è la primissima assoluta, tra l'altro nelle location dove abbiamo girato, speriamo che piaccia e diverta come ha divertito noi. Il suo ruolo qual è? È quella della strega, nella quale mi ritrovo perfettamente, mi sono ritrovata perfettamente, perché è una strega un po' non come la si può immaginare, ma semplicemente è un amante dei luoghi, un amante delle erbe, un amante della natura, e questo è il contesto del festival. E è un po' un pretesto la storia di questa strega, nonché dei ragazzi, vero? È un po' fiction, un po' realtà. E il pretesto di parlare dei nostri luoghi, delle nostre cittadine un po' abbandonate, un po' solitarie per gran parte dell'anno, e per fortuna poi vivono in alcuni momenti, quindi qualcuno si ricorda delle bellezze che abbiamo, che è giusto come dire, animare, no? In alcuni momenti. E è un ruolo carino, divertente. E ripeto, mi ci sono ritrovata perfettamente. Ricordiamo Anna Maria De Luca, direttrice della Compagnia del Carro di Badolato, attrice Rai, insomma, e i ragazzi hanno avuto l'opportunità di lavorare e collaborare con una fior di professionista, è una persona fantastica umanamente e professionalmente. E poi, per come si è descritta, mette tanta curiosità. Sì, sì. Beh, insomma, la curiosità è d'obbligo sempre, e anche il nostro mestiere è fatto di curiosità. Se non ci fosse questa molla, probabilmente io non farei l'attrice, lui non farebbe il regista, forse voi non fareste il mestiere che fate, cioè la curiosità di sapere, di potersi come dire, confrontare, di incontrare, di conoscere, è quella la bellezza, e io sono una fortunata, faccio il mestiere che mi piace. La Calabria è terra di tradizione, sì, terra di tradizione, ma anche d'amore, sì, anche d'amore ci sono storie, non lo so se è una leggenda o una storia vera, però ci sono storie che l'ha portata il vento proprio, perché quella Calabria è una terra di venti proprio. Di venti. Ma che state dicendo? Di venti! Maestrale, grecale, tramontana e soprattutto scirocca, che quando arriva si presenta come un bicchiere pieno di vino, con una rosa dentro, è uno spettacolo. E poi inizia a camminare su e giù, con un ritmo quasi uccello. Attacca maestro! Quando arriva lo scritto nella testa, quando arriva il vento, quando arriva il vento,